Ben ritrovati ad una nuova edizione delle nostre breaking news. In apertura la tragedia con la morte del giovane operaio 23enne avvenuta ieri a Montepulciano, il commento da parte della sezione provinciale dell'ANMIL con il presidente Mirko Marinelli che ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia. I funerali di Manuel si svolgeranno domani alle 16 nella frazione Cortonese. E rimaniamo sempre su questo argomento, cambiando però notizia, anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha espresso il cordoglio per la morte dell'operaio 23enne, sottolineando come si faccia sempre più urgente l'adozione di iniziative capaci di contrastare e azzerare il fenomeno delle morti sul lavoro. Cambiamo adesso argomento e parliamo del presidio per la sicurezza ai giardini porcinai, un'iniziativa promossa dal gruppo consiliare Scelgo Arezzo che in occasione del prossimo consiglio comunale in programma per martedì porterà un'interrogazione proprio sul tema della sicurezza in questa zona della città. È tutto per questa nostra edizione, vi ricordo il sito teletruria.it per continuare a rimanere aggiornati.